Per farla più semplice, i registi con cui mi confrontavo sia di notte che di giorno mentre giravo e che stavano attaccati un po' di qua, un po' di là, a seconda dei momenti, sono stati dei... No, in fondo mi hanno dato una direzione, perché poi avevo due o tre esempi, insomma, che mi tenevo. E sono stata il contrario di tutto quello che i registi forse in certe occasioni sono stati con me, questo sì. Cioè, ho cercato proprio di lottare contro un tipo di atteggiamento che non sempre c'è stato, perché, però forse che io ho percepito. Quindi ho cercato di non, almeno mi sembra, non so, poi veramente fate parlare loro, che sennò mi sembra di essere ancora più, peggio di quegli altri. Però io ho cercato proprio di non prevaricare, di non dare, soprattutto io sono una persona nervosissima, per esempio, no? Cioè proprio nevrotica, e ho cercato di non esserlo. Cioè, ho detto no, io non devo essere così, perché mettere una brutta atmosfera in un set poi non dà dei risultati. Invece ci sono persone, registi, che amano invece dare questo senso di grande, no, del potere, sono io e qui si fa come dico io. Questo non, no, questo ecco, non è un sassolino, non è un sassone, però è un'esperienza che ho cercato di mettere in pratica proprio avendone avute altre. E adesso parla Caterina. Ma la domanda era a me. Come è stato con Caterina? No, è stato abbastanza, diciamo, naturale, perché devo dire che appunto quello sguardo che ha mia figlia nei miei confronti, e faccio un po' di pausa, quindi di amore, ma anche di tante altre cose, critiche, di debolezze, di conoscenza. Di sapere chi sono io, non avrei potuto trovarlo negli occhi di nessun'altra attrice. Lei è un'attrice, sta cominciando a farlo, sta facendo l'accademia, insomma, è una persona che non so se a cui è piaciuta questa esperienza, non lo so, ma a me, per me ha dato un grandissimo valore in più a questo film. Ecco. Caterina, ti tocca e poi, appunto, su che regista è Margherita, voglio sentirlo anche dalle altre attrici. Caterina, comincia tu. Beh, comincio io, che poi sono l'attrice con meno esperienza, quindi per quanto posso... Ma sei stata tirata in causa subito, vai. No, sicuramente quello che ha detto lei è stato verissimo, nel senso che, a parte essere un'attrice, quindi capire gli attori, capire il clima che uno mette, quanto è importante, però è vero che non ha in nessun modo creato una gerarchia per il quale lei era più importante rispetto a noi, e questo ha fatto sì che questo progetto, penso che ognuno di noi l'abbia sentito un po' proprio, cioè c'è stato ognuno si è innamorato del proprio personaggio e si è sentito anche la responsabilità di portarlo a casa nel modo migliore possibile, perché era una cosa che condividevamo tutti insieme, non era un progetto suo al quale noi facciamo parte, era diventato un po' il progetto di tutti, quindi è stato molto bello, ha creato poi un'atmosfera familiare per tutti noi, che penso che a prescindere dal film, che poi è andato benissimo. Basta, basta, perché?